Eccoci di nuovo qua. Oggi parliamo di un gioco molto particolare, il gioco dei telefilm, edito da Genos Games in collaborazione con l'Accademia dei Telefilm. Si tratta a tutti gli effetti di un party game da 2 a 7 giocatori che incrocia le modalità classiche dei giochi a quiz con tutto il fascino delle serie TV, da quelle più vecchie a quelle di recentissima programmazione. In una sfida a colpi di domande metteremo alla prova le nostre conoscenze su attori, sceneggiature, trame e perfino backstage. Pensate davvero di sapere tutto in Dr. House? Dimostratemelo. Il gioco dei telefilm ha a disposizione un buon quantitativo di materiali, molto curati esteticamente e illustrati in chiave caricaturesca. Il tabellone riporta 12 spazi più uno speciale. Ogni spazio rappresenta l'incrocio di un genere e di un'epoca, come ad esempio Walking Dead, mentre quello speciale rappresenta un mix di serie televisive. Il vero motore del gioco sono però le carte. All'interno della scatola ne troviamo 180 e si suddividono in carte speciali, carte mix e carte periodo, suddivise a loro volta in nuove, moderne e vintage. A completare il contenuto troviamo i gettoni scommessa, i gettoni personaggio, i gettoni numero di giri e i fantastici personaggi che raffigureranno i giocatori sul segnapunti, fra cui Spock, Morticia. Io prendo Fonzie. Il gioco ha i meccanismi tipici dei quiz, ovvero i giocatori dovranno sfidarsi ad una gara di conoscenza sulle migliori serie televisive di tutti i tempi. A turno un giocatore interpreta il director e pesca una carta domanda mix e 5 carte domanda periodo. Di queste 5 dovrà sceglierne un certo quantitativo in funzione del numero di giocatori e scartare le altre. Poi pone i gettoni scommessa sullo spazio mix e su ciascuno degli spazi incrocio, genere e periodo in funzione delle carte domanda che ha scelto. Le star, a partire da quella a sinistra del director, sceglieranno a quale domanda rispondere, mettendo uno dei propri tasselli personaggio sullo spazio indicato. Quando tutti i giocatori hanno scelto le domande in cui intendono rispondere, inizierà il quiz. Il director formulerà una delle domande previste dalle carte. La prima star ad aver posizionato il suo tassello sul corrispondente spazio sarà la prima a tentare di rispondere. Potrà provarci con una risposta secca, guadagnando un bonus punti in caso di successo, o ascoltando prima le possibili soluzioni e indicando quella corretta. Se il concorrente sbaglia, può tentare di rispondere quello successivo, e così via fin quando o tutti falliscono o almeno uno riesce. In caso di risposta corretta, il quantitativo di punti guadagnato è dato dalla difficoltà della carta e dal gettone scommessa posizionato dal director, più eventuali bonus della risposta secca. Questi punti vengono assegnati al director nel caso di fallimento delle star. I punti sono poi registrati muovendo il proprio personaggio lungo il tracciato. Il meccanismo dei punti prevede alcune varianti, ma per queste vi rimandiamo al regolamento. Nota a parte meritano le carte speciali, che sono a tutti gli effetti azioni che i giocatori potranno utilizzare nel corso del loro turno per ottenere alcuni benefici. Come vedete, la componentistica è piuttosto contenuta ma efficace, mentre il gioco consiste proprio nello sfidarsi sul grado di conoscenza di ogni possibile serie TV, da X-Files a Walking Dead. Per esempio, chi di voi sa dirmi come si chiama il capomacchina dell'Enterprise di Star Trek, serie classica? Il gioco dei telefilm è davvero un party game avvincente per chi, come lo staff di Dungeon Dice, adora le serie televisive. Una nota di merito è data dall'enorme quantitativo di domande, oltre 700, e dall'ampia gamma di serie TV oggetto del quiz. Questo fa sì che il gioco sia davvero longevo e vario e accontenti tutti i palati. Le domande poi non sono affatto banali, alcune vertono sulle trame, altre sui personaggi, altre ancora su dettagli tecnici che solo i veri appassionati sono in grado di conoscere. Ed il bello è proprio questo, cioè non solo ci si sfida, ma si scoprono chicche che difficilmente sono reperibili sul web. Insomma, non sarà il più classico dei board game, ma un titolo che si fa amare in ogni occasione, come ad esempio un doposcena, un compleanno, e che non può mancare nella collezione di noi addicted. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo episodio, che chiude la prima parte di questa stagione. La seconda parte riprenderà fra qualche tempo. Comunque vi terremo informati sia sul canale di YouTube, sia sulla pagina di Facebook di DungeonDice.it. Nel frattempo vi ringraziamo per averci seguito. Ciao da Mario e da tutto lo staff di Dungeon Dice. Ah, un'ultima cosa. La risposta giusta alla domanda su Star Trek era... Ciao!